Mi faccio nuovamente da parte, lascio la parola all'onorevole Domenico Rossi, sottosegretario al Ministero della Difesa. Prego, onorevole. Quando si parla per ultimi si ha sempre due difficoltà. La prima è cercare di non ripetere quello che hanno detto gli altri. E la seconda, in genere, verso l'ultimo c'è un certo calo dell'attenzione da parte dell'uditorio e quindi bisogna cercare di dire qualcosa di nuovo. Devo dire che vorrei iniziare con tre ringraziamenti. Il primo ringraziamento per questo invito, perché anche io collaboro nel mio tempo libero con due fondazioni, il Cure to Children di Firenze che aiuta il Mayer, l'ospedale Mayer, e la fondazione Fiaba che è una fondazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche su Roma. Mi sento particolarmente vicino a questo mondo e quindi come tale avere un invito da un mondo che tu senti tuo penso che sia già una cosa che evidentemente ti fa piacere. Il secondo motivo per cui ti ringrazio come sottosegretario alla difesa, per un motivo abbastanza semplice, che poi in parte è stato enunciato da chi mi ha preceduto, ma perché penso di rappresentare un mondo che si ispira a dei valori forti, che poi sono i valori forti del volontariato, e che trova una sinergia esattamente in un valore che è lo spirito di servizio. Lo spirito di servizio è quello che contraddistingue le forze armate in questo momento, lo spirito di servizio è quello che contraddistingue le forze di polizia che ringrazio per l'assistenza che sono qui presenti e qui fuori, lo spirito di servizio è quello che evidentemente a mio avviso è la grande caratteristica di tutti coloro che dedicano le proprie energie a favore degli altri, levando tempo, levando risorse alle proprie. Ringrazio infine come rappresentante del governo, perché credo che il governo debba prendere atto, e lo sa, che quello che dà il volontariato al sistema welfare di assistenza in senso generale di questo paese è una funzione assolutamente indispensabile. Ecco perché inizio con questi tre ringraziamenti, come volontario, come sottosegretario della difesa e come ministro. Stamattina, mentre venivo in macchina e pensavo che, come poi si è dimostrato, il discorso che mi avevano preparato era meglio che non lo leggessi perché conteneva le cose che già sono state dette, ho dato uno sguardo al giornale. Ci sono tre notizie principali. Ucraina, primi atti di guerra. Seconda notizia, crocifissioni e fughe in massa, il dramma senza fine della Siria, il Papa ho pianto di fronte a quelle immagini. Terza notizia, l'esodo dei profughi che vengono dalla Siria e che chiedono aiuto alla stazione di Milano. Questo ci fa pensare evidentemente a un mondo difficile, a un mondo dove le situazioni sono complesse, a un mondo dove c'è bisogno di aiuto, dove c'è bisogno di attenzione. E mi ha molto colpito che nell'articolo di fondo del Corriere della Sera ci fosse questa osservazione: non potremo voltare la testa per molto tempo, l'Occidente non sa più che fare, non ha più una strategia, siamo passati dall'ingerenza democratica all'indifferenza democratica. Allora io vorrei ritornare su questo concetto, sul concetto dell'indifferenza, perché il concetto dell'indifferenza è esattamente l'opposto del concetto di volontariato. Dobbiamo dimenticare e dobbiamo scordare questa parola, voltare la faccia e indifferenza, per passare tutti quanti con sempre maggiore convinzione invece a dei valori quali quelli che sono proprio del fatto di metterci la faccia, del fatto di andare oltre quello che è l'interesse
interesse personale per rivolgere le questioni sia come governo, sia come politica, sia come amministrazione all'interesse e al bene comune. Questa è l'essenza di quello che fuoriesce da questo articolo, quello secondo me è quello che fuoriesce da un festival del volontariato come questo, che deve portare anche chi ancora è restio a impegnarsi nel volontariato, a spendere qualche cosa di se stesso per il volontariato. Vedete, credo che come volontariato noi possiamo intendere due passaggi. Il primo passaggio è pragmatico, cioè oggi come oggi c'è bisogno di volontariato, anche perché, ed è già stato detto, il welfare, ancorché spinto, non riesce ad andare incontro alle esigenze dei cittadini, anche se sotto questo punto di vista sappiamo che, e credo che molti lo sappiano, il 58% del welfare mondiale è il welfare europeo. Quindi il welfare in Europa è qualcosa di molto più spinto rispetto a tante altre situazioni. Ebbene, nonostante questo, nonostante, e non ve lo leggo, ma su Facebook avevo richiamato gli indirizzi che erano stati dati in ambito Commissione Europea, anche perché sono stati in parte già richiamati, per quanto riguarda il pacchetto di investimenti sociali, per quanto riguarda le politiche di welfare comunitario, ebbene, nonostante tutto ciò, è evidente che laddove c'è una situazione di crisi economica, laddove il welfare non arriva, il volontariato è una risorsa dello Stato, del territorio, delle singole comunità. Ma è il secondo passaggio quello che mi interessa di più. Volontariato, pragmaticità, sostegno, ma volontariato come valore. Non c'è volontariato se noi non facciamo crescere la cultura di questo paese verso i valori del volontariato. E i valori del volontariato possono essere raggiunti se vengono, caro sindaco, inseriti nei programmi scolastici, inseriti nei programmi istituzionali, inseriti nei programmi governativi. Ecco come si eleva la cultura del sostegno. E allora, chiudo sui valori. Ho avuto la sfortuna di avere una mamma che è morta di Alzheimer, che credo sia una delle peggiori malattie possono colpire una persona, perché non la rendono più persona. Una malattia per cui serve un sostegno 24 ore su 24. Ecco, quello che il mondo del volontariato mi ha insegnato in quell'occasione, vorrei travasarlo nella mia esperienza politica e governativa a chi non conosce il volontariato. Il volontariato in quei momenti mi ha insegnato che può andare anche oltre l'assistenza che un figlio può dare alla madre. Può andare anche oltre, perché lo sostiene quando il fisico non ti sorregge più, quando non ce la fai, quando sai che tua madre ha bisogno. Questo è il volontariato. Ringrazio voi e ringrazio tutti i volontari. Allora, parole Domenico Rossi, sottosegretario alla difesa.